Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto sul canale la recensione di Ilei, una stampante termica che stampa su fogli A4 portatile, perché funziona con le batterie, ed è della Bisovice, il modello L81. Ragazzi, un prodotto sicuramente molto molto interessante per chi vuole stampare in mobilità, soprattutto per stampare dei documenti. Ragazzi, questo è veramente incredibile, perché ci basta lo smartphone e lei, con la sua batteria inclusa, ci dà la possibilità di stampare ovunque noi vogliamo senza utilizzare nessun inchiostro. Quindi non avremo il fastidioso controllo dell'inchiostro per vedere se ne abbiamo abbastanza, se non ne abbiamo, se sta finendo. No, con lei tutto questo non esiste, perché lei stampa su carta termica. Quindi ragazzi, un prodotto super interessante appunto per stampare in mobilità. Ma adesso, prima di vederla in azione, direi di vedere cosa c'è all'interno della confezione una volta che ci arriva a casa. Troviamo subito il manuale di istruzioni, dove abbiamo anche la lingua italiana, quindi manuale ben dettagliato, con anche l'applicazione da scaricare attraverso il QR code sia per iOS che per Android. Dopodiché, sotto l'imbottitura protettiva, troviamo subito la nostra stampante portatile A4, che accantoniamo un attimo, perché nella confezione abbiamo anche un cavo USB Type-C per la ricarica della batteria, e poi abbiamo anche un adattatore USB Type-C. Quindi questo è tutto quello che abbiamo all'interno della confezione. E poi abbiamo lei, dove al suo interno, andando a premere i pulsanti laterali e andando ad aprirla, abbiamo già un rotolo di carta A4 termica arrotolata. Quindi cosa vuol dire? Che non sono fogli, ma è un rotolo di carta, mentre optional possiamo andare a acquistare separatamente un pacchetto come questo, dove sono dei fogli già in formato A4 che dovremo ovviamente infilare all'interno della stampante, mentre il rotolo sta direttamente all'interno della stampante, quindi non dobbiamo portare nient'altro e abbiamo tutto già incluso all'interno di lei, la nostra stampante della Bisovice. Perfetto, ecco qua la nostra stampante, il modello L81, vedete, molto compatta. Ragazzi, guardatela fra le mie mani, è davvero super compatta. E la cosa interessante è che al suo interno abbiamo una batteria da 2600 mAh, che ci permette di stampare, ragazzi, ovunque noi siamo, senza avere il problema dell'alimentazione, senza avere il problema dell'inchiostro, senza avere nessunissimo problema. Ci basta lo smartphone e, ragazzi, stampiamo tramite il Bluetooth ovunque noi siamo. Veramente fantastico questo prodotto, mi ha veramente impressionato per quanto riguarda le sue molteplici possibilità di utilizzo. Come abbiamo visto, quando vi arriva all'interno della confezione avete già un rotolo di carta a strappo, che andremo a strappare appunto una volta stampato quello che dobbiamo stampare, oppure in alternativa abbiamo la possibilità di acquistare separatamente dei fogli come questi. Sono fogli A4 termici, sono collegati uno all'altro, adesso vi faccio vedere, però ovviamente sono già zigrinati, quindi si strappano in maniera super semplice. Quindi ragazzi, vedete, abbiamo questo sistema, quindi qua abbiamo lo strappo e possiamo andare a strappare senza nessunissimo problema i fogli, o andarli ad infilare direttamente lasciandoli uno collegato all'altro, e lei tirerà dentro tutti i fogli di cui ha bisogno, o se no li possiamo separare noi prima e infilarne uno alla volta se vogliamo stampare solo un documento. Quindi ragazzi, qualcosa di veramente pratico, soprattutto col suo rotolo interno, poi è una figata incredibile per quanto riguarda la sua portabilità. Poi un altro discorso da tenere in considerazione, anche la risoluzione: lei arriva fino a 300 dpi, quindi una buonissima risoluzione, e questo ci permette di stampare anche delle immagini. Ovviamente lei non stampa a colori, è monocromatica, quindi stampa bianco e nero, però possiamo stampare immagini appunto che sono all'interno magari di una pagina web, piuttosto che senza nessunissimo problema, quindi in bianco e nero. Quindi ragazzi, detto questo, adesso direi di provarla e di vederla in azione per farvi vedere meglio e farvi capire meglio cosa è in grado di fare questa Bisovice L81. A questo punto la prima cosa da fare è andare a scaricare l'applicazione per il nostro smartphone. Trovate il QR code all'interno del libretto di istruzioni, e trovate il QR code ovviamente che vi manda sia allo store per iOS che allo store per Android. Quindi una volta scaricata l'applicazione, l'interfaccia è questa. Quindi a questo punto siamo pronti ad utilizzare la nostra stampante. La prima cosa che dobbiamo fare ovviamente è collegare direttamente il nostro smartphone alla stampante. Basta tenere premuto l'unico tasto
tasto che abbiamo sulla stampante per qualche secondo, quando il LED lampeggia di blu, la stampante si andrà a collegare al nostro smartphone in modalità Bluetooth. Ovviamente adesso lei ha smesso di lampeggiare, si è già connessa perché è già abbinata al mio smartphone, mentre se fosse stata la prima volta avrebbe continuato a lampeggiare fin quando noi non avremmo dato il consenso di andare a collegarsi tramite il Bluetooth. Quindi, una volta fatto questo, vedete che in alto a destra ho lo sfleghino verde, quindi lei è pronta a stampare, nel senso che comunica con lo smartphone. Dopodiché abbiamo il livello della batteria della nostra stampante, quindi lei adesso sarebbe super super operativa. Abbiamo la possibilità di vari tipi di stampa, quindi abbiamo file stampa, quindi possiamo stampare documenti Word, PPT, PDF, Excel, TXT. Dopodiché abbiamo stampa immagine, quindi andremo a prelevare un'immagine dalla nostra galleria. Poi abbiamo stampa puzzle, dove possiamo andare a stampare più foto all'interno ovviamente della nostra pagina. Poi abbiamo ritratto anime, in cui lei andrà a fare un ritratto in stile manga di una foto che abbiamo, quindi in bianco e nero, perché lei ovviamente stampa in bianco e nero, non stampa a colori, quindi lei è monocromatica, stampa 300 dpi ma in bianco e nero. Dopodiché abbiamo nota notifica, dove possiamo andare, vedete, a creare noi una nota, scrivere, andare a fare quello che vogliamo e poi andare a stamparlo. Dopodiché, tornando indietro, abbiamo la possibilità di stampare etichette, quindi abbiamo la larghezza, l'altezza dell'etichetta, quindi abbiamo la possibilità della larghezza, dell'altezza dell'etichetta, lo sfondo, il nome dell'etichetta, quindi abbiamo tante possibilità di utilizzo. Scansiona documento, lei non scansiona il documento, lo farà lo smartphone e poi invierà il documento alla nostra stampante. Poi abbiamo scansiona certificati e OCR, quindi questo è tutto quello che lei è in grado di fare. Poi, cliccando sullo sfleghino verde in alto, accediamo alle informazioni del dispositivo, dove abbiamo la percentuale della batteria, la densità di stampa, quindi quanto vogliamo che sia forte il nero, possiamo mettere magari 2, quindi quello che è la parte scura, quanto sia forte dal punto di vista della tonalità, e per il resto direi che siamo pronti a stampare. Proviamo a stampare un documento, quindi vado a fare file di stampa, provo a stampare questo PDF, che sono degli esami del sangue, perché lei comunque la parte interessante è poter stampare documenti in mobilità, per chi ha bisogno di stampare ovunque si trovi con una stampante compatta, piccola, che può tenere nella borsa, nello zaino, non ha inchiostro, quindi non c'è la possibilità che l'inchiostro finisca, che l'ugello si intoppi, no, con questa stampante, ragazzi, questi problemi non ci sono. Quindi possiamo stampare documenti dove noi vogliamo, perché poi ha la sua batteria interna, come abbiamo detto, 2600 ampere, è tanta tanta roba. Poi tutto tramite lo smartphone o il tablet, o anche, se vogliamo, tramite PC e Mac, andandolo a collegare con il cavo USB che abbiamo all'interno della confezione, che serve sia per ricaricare la batteria che per collegarla appunto ai vari device, che siano computer Mac o computer Windows. Comunque lei si connette col cavo e stampa senza nessunissimo problema, però la parte più interessante secondo me è quella tramite lo smartphone o un tablet. Quindi a questo punto vedete che i documenti sono 3, io però ne voglio stampare solo uno, quindi andrò a togliere quello che è la spunta negli ultimi 2 e vado a fare stampa. Quindi vado a fare stampa e, ragazzi, guardate, lei sta già iniziando a stampare, cioè in un attimo siamo pronti a stampare. Guardate la qualità di stampa, secondo me è davvero super notevole. Anche il codice a barre è davvero ben ben definito, perché comunque abbiamo 300 dpi, quindi la risoluzione è davvero super super buona. Guardate che spettacolo, anche veloce secondo me per quello che è lei, perché è davvero compattissima. Guardatela a confronto delle mie mani, davvero super compatta e utilissima questa Bisoface stampante A4. Adesso vedete che la stampa finirà, però ovviamente il foglio non esce, perché ho utilizzato la carta a rullo, quindi come uno scontrino, stampa ovviamente termica come uno scontrino, e ovviamente anche la carta che abbiamo all'interno è a rullo come quella di uno scontrino. Per andare a strapparla basta andare a sollevarla verso l'alto, dove abbiamo ovviamente una barra seghettata che ci darà la possibilità di andare a tagliarla in maniera precisa. Ed ecco qua, ragazzi, vedete che comunque l'abbiamo tagliata in maniera super super precisa.
e i nostri esami del sangue adesso sono diventati cartacei, ma questo ovviamente con qualsiasi documento. A questo punto però direi di provare invece a stampare con i fogli A4. Come vi ho detto, il rotolo è all'interno della stampante, quindi la comodità di avere un rotolo è quello che non ci dobbiamo portare dei fogli appresso che magari si rovinano, si piegano. Qua è tutto dentro ed è super super comoda, però potremmo avere la necessità di stampare su dei fogli A4 già prefatti, quindi ovviamente sono opzionali, non sono inclusi in confezione. È possibile acquistare dei fogli termici, come abbiamo visto, che sono messi in questa risma dove sono collegati uno all'altro. Potremmo mettere direttamente il primo foglio all'interno della stampante, poi lei continuerà a tirare dentro fogli e poi li potremo andare a strappare in seguito, anche perché loro sono già preseghettati qua in basso e si strappano in maniera super semplice. O altrimenti potremmo andarli noi a separare prima di utilizzarli. Se io adesso li vado a separare, perché comunque come vi ho detto sono già seghettati, vedete si rompono super precisi. E questi fogli hanno queste barre nere, le barre nere vanno messe verso il basso, cioè la parte che non va stampata, ovviamente, perché la parte dove ci sono questi segni neri non è termica. Quindi basta inserire il foglio dietro alla nostra stampante, farlo venire avanti fino a dove lo vediamo fuori dalla nostra stampante. Una volta che l'abbiamo messo più o meno dritto, andiamo a chiuderla e andiamo a fare stampa. E ragazzi, guardate, siamo già pronti a stampare un'altra volta, in un attimo. Questa volta stampiamo su un foglio già rifilato A4, quindi non è un rullo, ma è proprio un foglio A4. Come vi ho detto, si può strappare il foglio prima e rifilarlo, o altrimenti lasciarli tutti collegati, in cui lei andrà a stampare più fogli, uno in fila all'altro, quindi non c'è la necessità di strapparli prima se dobbiamo strampare più fogli. Adesso magari facciamo la prova, visto che qua erano tre documenti, proviamo a lasciarli collegati e vediamo cosa succede appunto con tre documenti uno in fila all'altro. Adesso aspettiamo che finisce questo. Comunque ragazzi, la definizione è pazzesca e secondo me anche la velocità ci sta, perché comunque è una stampante portatile a batteria, quindi è tanta roba. Guardate che risoluzione. Quindi questo via, e proviamo a infilare i fogli. Ok, una volta che ce l'ho più o meno dritto davanti a me, vado a chiudere la stampante, vado a fare stampa ed ecco che inizia, ragazzi. Guardate che spettacolo, il primo foglio che sta arrivando, e in teoria lei adesso dovrebbe stamparne tre e poi io potrò in seguito andarli poi a separare uno dall'altro o lasciarli comunque attaccati uno all'altro se volessi, e farli piegare tramite la piega della giuntura che già c'è tra uno e l'altro. Quindi stanno uscendo gli esami del sangue, c'è il secondo foglio adesso. E lei continua ovviamente a prelevare da tutti questi fogli che sono collegati uno all'altro, quindi in base alla necessità che uno ha. Però ovviamente la carta a rullo è quella più comoda per la mobilità, perché ci trasportiamo questa stampante senza avere in giro neanche un foglio di carta. Quello è fantastico, secondo me il foglio a rullo è fantastico, però se si ha la necessità di avere dei fogli A4 per determinati tipi di documenti in cui ovviamente non vogliamo avere della carta da strappare, ovviamente questi diventano indispensabili. Adesso questo terzo documento dovrebbe essere un po' più corto, nel senso che non dovrebbe essere tutto pieno il foglio, se non ricordo male. Infatti adesso è tutto bianco, quindi ha finito la stampa. Guardate che bello, uno spettacolo, perfetto. Ragazzi, perfetto, abbiamo la nostra stampante che ha finito il suo lavoro, quindi adesso basterà andare a tagliare il foglio, che si taglia in maniera super semplice perché è già seghettato, e ragazzi abbiamo i nostri documenti qua, in questo caso esami del sangue, però guardate che bello. Ovviamente li possiamo andare a separare uno dall'altro o lasciarli collegati, vedete, adesso in un attimo li ho separati e ho i miei esami del sangue, cioè veramente veramente super. Andiamo a riaprire, sfiliamo il foglio e la nostra risma di carta ritorna
lì nella sua posizione e possiamo andare a reinserire il nostro rotolo di carta. Quindi tac, e ragazzi, eccola qua che è già pronta per stampare un'altra volta. Quindi ragazzi, spero di avervi trasmesso cosa è in grado di fare questa piccola stampante portatile termica, che non ha bisogno di inchiostro, non ha bisogno di niente, ha la sua batteria inclusa, quindi non dobbiamo neanche collegare all'alimentazione se siamo in giro, basta ricordarci di caricarla prima di portarcela in giro. Con lo smartphone e la sua applicazione, avete visto, si stampa in maniera super semplice qualsiasi tipo di documento, qualsiasi formato. Possiamo stampare anche delle foto ovviamente, ma saranno foto in bianco e nero, lei non è una stampante per foto ovviamente, però se ci sono delle immagini all'interno di un, che ne so, di una pagina di un sito, piuttosto che, ovviamente lei le riprodurrà, ovviamente saranno in bianco e nero, però lei non nasce come stampante per foto, lei nasce per stampare soprattutto documenti, dove poi se all'interno ci sono anche delle immagini lei è in grado di farlo. Poi se si devono stampare delle immagini tipo i fumetti manga, allora lì lei sicuramente è in grado, perché è tutto bianco e nero, tutto delle linee, quindi davvero diventa semplice anche per lei stampare quel tipo di immagini. L'ultima cosa che volevo farvi vedere è quello che è la manutenzione. Lei ovviamente non ha testine, non ha inchiostro, l'unica cosa che dobbiamo ogni tanto pulire, quando vedremo che la nostra stampa non sarà perfetta, è la barra termica che c'è qua sopra. Prendendo un panno e andandolo a inumidire con un po' di alcol, andiamo a pulire delicatamente la barra termica. Una volta che l'alcol è evaporato, lei sarà già pronta a stampare un'altra volta, quindi davvero davvero super super comodo anche per quanto riguarda la sua manutenzione. Quindi davvero un prodotto semplicissimo sotto ogni aspetto. Spero davvero di essere riuscito a trasmettervi la qualità di questa stampante, la Bisoface L81. Lei è disponibile su Amazon, la trovate ad un prezzo di circa 94-95 euro, dipende dai coupon e dagli sconti che applica Amazon, quindi avete tutte le garanzie date dal servizio clienti Amazon. E ragazzi, a questo prezzo, secondo me, per tanti utenti che fanno determinati lavori, potrebbe essere un prodotto super super interessante. Stampare documenti in mobilità senza avere l'impegno di avere appresso chissà che cosa, ma semplicemente un oggetto super compatto che stampa tramite lo smartphone, il tablet o tramite un Mac o un PC Windows, quindi davvero un prodotto super super utile. Quindi ragazzi, se questo mio video in cui vi ho portato la mia recensione di lei, la stampante della Bisoface L81 termica su fogli A4, l'avete trovato utile ed interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, spoiler dei prodotti che arriveranno qua sul canale, tante cose riguardanti la simulazione arrivano su Instagram. Sempre se vi va ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi prodotti scontati riguardante tutta la tecnologia in generale, ovviamente anche di lei quando in sconto la troverete, oltre che qua sotto in descrizione anche sul mio canale Telegram Offerte. E sempre se vi va, vi invito anche a seguirmi sul mio canale Telegram Offerte Usati Poco da un Nerd e Mezzo, dove carico tutti i prodotti che non tengo per me, quindi che recensisco, che poi praticamente sono nuovi, e lì li potrete trovare a prezzi veramente super super bassi e potreste fare davvero un grande affare. Magari anche lei potrebbe arrivare sul mio canale Telegram Usati Poco da un Nerd e Mezzo. Ma quello che assolutamente dovete fare è iscrivervi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, una recensione, un test, un tutorial o una novità. Ciao e al prossimo video.